L'uomo si addormentava la sera, ma in lui non avveniva un passaggio brusco dalla veglia al sonno. Sorgevano delle immagini. Egli viveva immagini di sogno, che però avevano rapporto vivente con il mondo spirituale. Cioè, l'uomo si familiarizzava durante il sonno con il mondo spirituale. Ivi, lo spirito divino, gli instillava nella coscienza crepuscolare i primi germi di ogni attività di amore. Ciò che deve manifestarsi nel corso dell'evoluzione terrestre per mezzo dell'amore affluiva dapprima durante la notte dentro agli uomini. Il Dio, il quale porta sulla terra la vera missione terrestre, cominciò a manifestarsi di nottetempo all'antica coscienza chiaroveggente ottusa, prima di potersi manifestare alla chiara coscienza diurna. Poi, lentamente e gradatamente, i tempi in cui l'uomo si trova nello stato chiaroveggente ottuso diventano sempre più brevi. La coscienza diurna sempre più lunga, le cornici auriche intorno agli oggetti sempre più confuse e gli oggetti acquistano contorni sempre più decisi. Prima l'uomo vedeva il sole, la luna con un possente alone, tutto sembrava giacere in una massa nebulosa. Lentamente si va rischiarando l'intera vista e i contorni delle cose si fanno più precisi. A questa condizione l'uomo è arrivato gradatamente. Il sole rischiara la terra e gli manifesta attraverso la luce visibile l'intera esistenza terrestre, minerale, vegetale, animale. Lo sente come manifestazione del divino nell'esteriore. Che cos'è, nel senso dell'esoterismo cristiano, ciò che diventa visibile nella chiara coscienza diurna? Ciò da cui è composta la terra nel suo vasto ambito. È una manifestazione di forze divine. Una manifestazione esteriore, materiale, della spiritualità interiore. Volgete lo sguardo fuori sul sole o su ciò che trovate sulla terra. È una manifestazione del divino spirituale. Questo divino spirituale, nell'aspetto attuale con cui risiede a base di tutto ciò che appare alla chiara coscienza diurna, ossia il mondo invisibile, dietro a questo intero mondo visibile diurno, viene chiamato dall'esoterismo cristiano il Logos, la parola. Perché come l'uomo può in ultimo pronunciare in se stesso la parola, così in principio tutto, il regno animale, il regno vegetale, il regno minerale, è nato dal Logos. Tutto è Logos che ha preso corpo. E come la vostra anima domina invisibile nella vostra interiorità e si crea esteriormente un corpo, così ogni elemento animico si crea nel mondo il corpo esteriore ad esso adatto e si manifesta per mezzo di un fisico qualsiasi. Dov'è allora il corpo fisico del Logos di cui parla il Vangelo di Giovanni e che oggi vogliamo sempre più portare alla nostra coscienza? L'apparizione più pura di questo corpo esteriore fisico del Logos è dapprima nella luce esteriore solare. La luce del sole non è mera luce materiale. Per la visione spirituale è altrettanto veste del Logos, come il nostro corpo fisico esteriore è la veste per la nostra anima. Se il nostro rapporto con un altro uomo fosse come quello attuale della maggior parte degli uomini con il sole,
non potremmo imparare a conoscere quest'altro uomo. In tal caso, il nostro rapporto con ogni altro uomo, dotato di un'anima senziente, pensante e volente, sarebbe tale che non potremmo presupporre in lui niente di animico spirituale, ma potremmo soltanto tastare un corpo fisico e credere che esso sia pure di carta pesta. Ma se vogliamo penetrare nello spirituale, penetrare nella luce solare, dobbiamo considerare come se dalla parte corporea di un uomo imparassimo a conoscere la sua interiorità. Come il vostro corpo si comporta verso la vostra anima, così la luce solare verso il Logos. Nella luce solare va spirito che si riversa sulla terra. Questo spirito, se siamo capaci di comprendere non soltanto il corpo solare, ma anche lo spirito solare, questo spirito è l'amore che viene giù sulla terra. La luce fisica solare non soltanto risveglia le piante, in modo che le piante deperirebbero se essa non agisse su di loro, ma con la luce fisica solare affluisce anche sulla terra il caldo amore della divinità. E gli uomini sono qui appunto per accogliere in loro il caldo amore della divinità, per svilupparlo, per contraccambiarlo. Ma questo hanno potuto fare soltanto col divenire essere io autocoscienti. Da allora soltanto hanno potuto contraccambiare l'amore. Allorché gli uomini da principio si trattenevano soltanto breve tempo nella loro vita diurna, non potevano intendere nulla della luce che accendeva al contempo l'amore. La luce risplendeva nelle tenebre, ma le tenebre non potevano ancora nulla comprendere della luce. E se questa luce, che è al contempo l'amore del Logos, fosse stata manifestata all'uomo soltanto attraverso le brevi ore del giorno, l'uomo non avrebbe compreso questa luce dell'amore. Ma nell'ottusa coscienza chiaroveggente di sogno di quell'antica epoca, l'amore scorreva tuttavia dentro, nell'uomo. E ora gettiamo uno sguardo dietro l'esistenza, sopra un grande mistero del mondo, sopra un mistero molto importante. Rendiamoci ben conto che, per così dire, la direzione del mondo per la nostra terra era tale che durante un certo tempo l'amore affluiva in modo incosciente nell'uomo, attraverso una coscienza crepuscolare chiaroveggente, e lo preparava interiormente ad accogliere l'amore nella più piena e chiara coscienza diurna. Abbiamo visto che la nostra terra è diventata gradatamente il cosmo che ha da compiere la missione dell'amore. La terra viene illuminata attualmente dal sole, cioè, o meglio, dal sole attuale. Come l'uomo dimora sulla terra e si approccia poco a poco l'amore, così degli altri esseri più elevati dimorano sul sole, perché il sole è arrivato ad un grado superiore di esistenza. L'uomo è abitante della terra, e ciò significa essere un'entità che fa suo l'amore durante il tempo terrestre. Un abitante del sole al tempo nostro significa un essere che può accendere l'amore, che può far affluire l'amore. Gli abitanti della terra non potrebbero sviluppare l'amore, non potrebbero accoglierlo se gli abitanti del sole non mandassero loro la saggezza matura con i raggi della luce. In quanto la luce del sole
fluisce giù sulla terra, si sviluppa su questa l'amore. Questa è una verità ben reale. Le entità che sono così elevate da poter emanare l'amore hanno fatto del sole il loro campo d'azione. Allorché la luna ebbe terminato la sua evoluzione, vi erano 7 di tali entità principali arrivate a tanto da poter emanare l'amore. Qui tocchiamo un mistero profondo che viene rivelato dalla scienza dello spirito. Là, al principio dell'evoluzione terrestre, vi era l'uomo bambino che doveva accogliere l'amore e che era pronto ad accogliere l'io. E dall'altra parte vi era il sole che si era distaccato ed era sceso ad una esistenza superiore. Su questo sole si potevano evolvere 7 spiriti di luce principali, i quali al contempo erano gli spiriti donatori dell'amore. Soltanto 6 di essi presero dimora sul sole. E ciò che ci affluisce fisicamente nella luce del sole contiene in sé le forze spirituali di amore dei 6 spiriti di luce o dei 6 Elohim, quali li troviamo nella Bibbia. Uno di essi si distaccò e seguì un'altra via per il bene dell'uomo. Non scelse il sole, ma la luna per sua dimora. E questo spirito di luce, il quale rinunciò volontariamente all'esistenza solare e si scelse la luna, altri non è che colui che l'Antico Testamento chiama Yahweh o Jehovah. E quest'uno che si scelse per dimora la luna è quelli che dalla luna riversò sulla terra la saggezza matura. In tal modo preparò l'amore. Considerate ora questo mistero che sta dietro le cose. La notte appartiene alla luna ed essa apparteneva anche di più alla luna in quell'antico tempo, quando l'uomo ancora non poteva ricevere dal sole la forza dell'amore, quando non poteva ancora ricevere dalla luce diretta questa forza dell'amore. Allora, dalla luce lunare, egli riceveva riflessa la forza della saggezza matura. Essa fluiva a lui dalla luce lunare, durante la coscienza notturna. Perciò Yahweh si chiama il reggente della notte, il quale preparava l'uomo all'amore che doveva poi sorgere più tardi, durante la piena coscienza di giorno. Così guardiamo indietro all'antica epoca dell'umanità in cui si verificò spiritualmente il processo, del quale i corpi celesti sono soltanto i simboli, e in cui avete da una parte il sole, dall'altra la luna. Durante la notte, a determinati tempi, la luna ci manda riflessa la forza solare. È la medesima luce che ci perviene anche dal sole. Così negli antichi tempi Yahweh o Jehovah irradiava di riflesso la forza della saggezza matura, la forza dei 6 Elohim. E questa forza li faceva scorrere negli uomini durante il tempo del sonno notturno e li preparava in modo che divenissero capaci di ricevere a poco, più tardi, anche durante la coscienza diurna, la forza dell'amore. Corpo fisico e corpo eterico dipendono dal divino e l'io
il corpo astrale sono sul piano fisico, dentro al corpo fisico, al corpo eterico. Qui, dall'esteriore, l'intero sistema dell'uomo viene illuminato dal sole. Della notte, ora, sapete che per gli uomini dei tempi primordiali, essa era molto più lunga, molto più attiva. In essa il corpo astrale e l'io sono fuori del corpo fisico ed anche del corpo eterico vitale. L'io è completamente nel mondo astrale e il corpo astrale viene immerso dall'esteriore nel corpo fisico, in modo che però, in quanto all'intera sua entità, esso tuttavia è adagiato nello spirituale divino. Là il sole non può risplendere direttamente sul corpo astrale umano e accendere in questo la forza dell'amore. Agisce la luna, che riflette la luce solare per mezzo di Yahweh o Jehovah. La luna è il simbolo per Yahweh. E il sole non è altro che il simbolo per il Logos, che è la somma degli altri sei Elohim. Se vi riflettete, troverete profonde verità dei misteri, come il fatto che per molto tempo, per mezzo di Yahweh, l'amore venisse inoculato nell'uomo a sua insaputa, durante la coscienza notturna. Così l'uomo veniva preparato perché a poco egli potesse sentire anche il Logos, cioè la forza del suo amore. E questo com'era possibile? Come poteva succedere? Con il prossimo video arriveremo all'altra parte del mistero. A presto!